Gentile collega, soft marker, piccoli indicatori, ne vedremo tanti oggi e vedremo che alcuni sono facili da osservare ed altri sono difficili da osservare. Siamo partiti con un grosso indicatore, una plica nucale aumentata e poi ci ritorneremo. Altri indicatori che dobbiamo cercare, dobbiamo andare a vedere le dimensioni del femore, vedere che ci siano tutti e quattro gli arti, andare ad osservare che i piedi, l'asse dei piedi sia regolare, che i piedi siano dritti. A fianco a questi indicatori dobbiamo andare a fare uno studio dettagliato di tutti gli organi. Allora, ricordiamoci che un organo importante è la testa, in cui qui vediamo una perfetta morfologia, quindi un aspetto, diciamo, mesocefalico e non brachicefalico. Abbiamo visto che gli atri, che i trigoni sono regolari, quindi non c'è sta idrocefalia. Vedete un perfetto cervelletto con una perfetta cisterna magna, con un perfetto verme, ed osservate il netto aumento della plica nucale, dell'edema, del sottocute. Vedete una regolare morfologia della testa. Qui vedete una regolare cisterna magna. Qui vedete due regolari, il lobo dell'insula che è regolare, rivedete di nuovo il cavo del setto pellucido, questo è il lobo dell'insula, ma continuiamo a vedere questo netto incremento dell'edema nucale. Naturalmente, dopo aver visto questo, si deve continuare uno studio dettagliato. Studio dettagliato che inizierà con lo studio della faccia. Della faccia vi farò vedere un altro indicatore forte che osserveremo. Nella nostra razza, cioè la razza ucraina, la razza europea, voi potete osservare, voi dovete osservare una presenza dell'osso nasale ed ecco che qui non la vedete l'osso nasale. Vedete qui un'assenza completa dell'osso nasale e non ci sta quella lineetta egogena sotto la cute. Quindi abbiamo avuto un secondo indicatore. Vedete una regolare morfologia del mento. Continuiamo a vedere che l'osso nasale è assente. E allora dobbiamo passare, come vi dicevo prima, c'era stato un errore nella razza caucasica, come quella europea, voi il naso lo dovete vedere, mentre invece nella razza negra, nella razza cinese, nella razza gialla potreste non vederlo. E non ha un significato. Uno studio attento, uno studio meticoloso del cuore, tenendo presente che dovete osservare con estrema attenzione i setti interventricolari e il setto interatriale, ma dovete eseguire in questi casi assolutamente un'ecocardiografia, quindi andare a vedere che ci sia una regolare morfologia della tricuspide, della mitralica, che queste valvole siano continenti, ed andare a vedere le velocità sulla aorta, sulla polmonare. Ed andare a vedere che l'aorta non sia cavaliere ed andare ad osservare che non ci siano alterazioni a carico del ritorno venoso in atria destra. Qui stiamo vedendo la velocità sull'aorta, tra poco vedremo quella sulla polmonare. Il messaggio da portare a casa è plica nucale aumentata, ecocardiografia. Plica nucale aumentata, consulenza genetica. Plica nucale aumentata, rendere edotta la paziente dell'utilità di eseguire il cariotipo. Plica nucale aumentata, andare alla ricerca di tutti gli altri distretti anatomici per vedere se ci sta o meno benessere. Mentre scorrono le immagini che vi fanno vedere un regolare asse lungo di sinistra, prima avete visto quello di destra, poi vedremo un regolare dotto, un regolare arco dell'aorta ed un regolare ritorno delle vene cave in atrio destro, passiamo quindi a dire che a fianco a questi aspetti anatomici va fatto uno studio meticoloso biometrico, perché anche se si osserva una riduzione della biometria abbiamo un altro indicatore.
vedete, abbiamo fatto il rapporto polmonare aorta, quindi un completo studio ecocardiografico, dove vedrete comunque un altro piccolo indicatore, lo vedete, ed è rappresentato da una piccola effusione pericardica. Allora, effusione pericardica che non è legato a uno scompenso cardiaco, che non è legato ad un alterato circolo cardiaco, ma che è presente e che quindi è un altro indicatore. Tra pochi lo vedete a fianco al ventricolo destro, quella piccola faldina che poi dopo rivedremo. Qui vedete le sezioni dell'arco, le sezioni del dotto, e ci abbiamo quindi a dire, abbiamo visto plica nucale aumentata, abbiamo visto, non abbiamo visualizzato l'osso nasale, abbiamo trovato un'effusione pericardica, dobbiamo continuare nel nostro studio. Chiedendo che cosa? Chiedendo anche una consulenza genetica, l'abbiamo detto, una consulenza cardiologica, pediatrica. Passiamo ad osservare l'addome del feto, tra poco. Nell'addome del feto cosa dovete andare a vedere? Gli altri indicatori possono essere un'assente visione dello stomaco, una doppia bolla gastrica, ma non in questo periodo, sia chiaro, qui siamo intorno alla 19ª settimana, 20ª settimana, non lo potete vedere. Se andare a vedere se c'è un intestino ipercolico, andare ad osservare che non ci sia un'alterazione a livello dell'inserzione del cordone, lo vedete qui, e poi dopo andare a trovare, ecco, vedete l'inserzione del cordone, vedete l'intestino, andare a trovare la vescica e andare a valutare la presenza dei reni, ma soprattutto vedere che non ci sia una dilatazione renale. Avete visto per un momento anche i genitali che erano maschili, quindi non ci stava un micropene. Dopo aver visto questo, dopo aver eventualmente misurato le pelvi renali che sono perfettamente regolari, dopo aver visto la colonna vertebrale, dobbiamo andare ad osservare l'arto superiore e poi andare ad osservare il cordone ombelicale. Quindi qui state vedendo l'edema della nuca, lo vedete in maniera chiara e inequivocabile che ci sta quest'edema nucale. E allora completiamo lo studio con gli arti superiori, anche qui un'ipoplasia dell'omero è un indicatore forte. Altro indicatore forte è dato dalla clinodattilia del quinto dito, è facile da vedere, è difficilissima da vedere. Quindi anche qui essere chiari che ci sono cose facili da vedere e cose difficili. Qui vedete il quinto dito, possiamo anche dire che ci sta un aspetto, una clinodattilia, possiamo dire che non c'è. Rivediamo di nuovo l'osso nasale assente, mentre vediamo che il profilo non è piatto, ma il naso assolutamente non si vede. Andiamo ad osservare di nuovo la quantità di liquido amniotico, un polidramnus è un indicatore, un piccolo indicatore che qui è normale, la struttura placentale, un'iperplacentosi è un indicatore, qui è normale, ma troveremo ancora un altro indicatore. Troveremo tra poco ecco qui rivediamo di nuovo la mano, vedete, e qui vediamo la quantità di liquido amniotico. Troveremo di nuovo un altro indicatore, eccolo qui. L'arteria ombelicale singola, l'arteria ombelicale unica, che rappresenta un altro soft marker e richiedeva l'esecuzione dell'ecocardiografia, che comunque abbiamo fatto. E quindi portiamo il messaggio a casa. Uno studio dettagliato permette di poter vedere dei piccoli indicatori che possono essere utili per individuare, mediante indagine invasiva, dei grossi problemi. Scorrono le ultime immagini, io vi ringrazio dell'attenzione e vi faccio rivedere per ultimo il più grosso indicatore che abbiamo trovato, che era l'edema nucale. Grazie dell'attenzione.